Una canzone di liberazione che hai nel cuore? È la canzone libertaria di Carrara. E come fa? Figli dell'officina, o figli della terra, innalzeremo al vento le libere bandiere. Avanti siamo ribelli, un mondo di fratelli, a morte gli oppressori, il duce, il Führer, il re. Più non vogliam signori. Bravo! Che voce! Boia! No. Ha 98 anni. Lui è Giordano Bruschi, partigiano. Nome di battaglia, Giotto. Questa è la sua storia e la storia d'Italia. Qualche ora prima. Permesso? Salve, buonasera! Sei arrivato da solo? Allora, intanto, come sta? Ma come sta? Mi dà di lei. Dai. Ah, allora, come stai? Sto bene. Ho fatto il calcolo. Oggi all'incirca compio 36.000 giorni. E perché non ha deciso di riposarsi? È un problema anche strettamente personale. Ho avuto 5 compagni di giochi della mia infanzia ammazzati dai fascisti e considero una missione la mia testimonianza su quello che è stata la barbarie del fascismo, cioè la trasmissione della memoria. Ora facciamo un passo indietro. 36.000 giorni che corrispondono perciò a quanti anni? 98 anni, 6 mesi e 25 giorni. Come fa a tenere il calcolo? Io ho un po' questa fissazione matematica. Com'era la tua famiglia di origine? Io vengo da una famiglia di mezzadri, contadini toscani, e ho avuto anche la fortuna di avere degli zii e delle zie brontolone, perché ce l'avevano col padrone. E perché ce l'avevano col padrone? Perché faticavano, zappavano, e poi alla fine dell'anno, quando facevano i conti, il 56% del guadagno andava al padrone che non lavorava e il 44% andava al contadino che faticava. E io ho vissuto l'infanzia in questo modo, coi contadini che sono stati i miei primi maestri politici. Qual è il suo primo ricordo storico? È il 2 di ottobre 1935. Quanti anni aveva lì? Io avevo 10 anni e 12 giorni. La maestra era in divisa fascista, l'atmosfera era nera. Arrivò con il giornale come compito in classe, ci fece leggere obbligatoriamente il discorso del Duce. La dichiarazione di guerra all'Etiopia. Quando saremo in Africa ci pianteremo la giostra. Diremo agli abissini, noi siamo in casa nostra. Giordanino, fallo vedere al babbo. Babbu, ho preso lo debole. E gli porto il quaderno. E per che cosa? Io ho letto bene il discorso del Duce. E invece di arrivarmi all'orologio, mi arrivò lo schiaffo. E io mi mise a piangere. Il mondo non girava più per il verso giusto, e sono andato a lamentarmi dal vicino di casa, i Romoli. Lui dice: il babbo ha ragione, tu non sai chi è Mussolini. E mi insegnò un fatto nuovo: guarda, il babbo tuo è perseguitato dai fascisti. Il babbo perseguitato dai fascisti. Capite? Ora facciamo un passo indietro e torniamo al piccolo Giordano a scuola e alle filastrocche razziste che gli insegnavano. Ce n'erano anche altri di queste filastrocche. Prendo il fucile e parto per l'Abissinia. Attento Negus, te la portiamo via. Il maresciallo Badoglio, il maresciallo Graziani hanno vinto la guerra di Etiopia usando per la prima volta i gas asfissianti. Anche questa è una parte di storia poco conosciuta. Senti Giordano, io continuo a dare del tuo allora. Sì. Un'altra filastrocca ancora? Osteria dei Tre Moschetti, in Italia siamo stretti. Allungheremo lo stivale fino all'Africa orientale
erano tutte canzoni di violenza, di guerra. Quali furono i primi effetti della guerra? Cominciò immediatamente il razionamento. Ognuno di noi aveva un cartoncino in cui c'era scritto cosa ci davano: il pane, lo zucchero, l'olio, tutto razionato. Ma poi il pane, come si fa? Il pane si fa anche con la farina, dicevano i parenti, e ci mettevano la segatura dentro. E noi bambini andavamo a fare le code, crescevamo a stento. Il suo primo atto di ribellione sono state le parole. Ma io ho cominciato a scrivere volantini contro il fascismo, presi da un amico un appartamento, ci portammo il ciclostino, poi i fascisti dicevano: ma chi è? Ma chi è? Cosa scrivevate nei volantini? Basso la guerra, abbasso il fascismo, viva la pace. Poi ci siamo magari anche pentiti, ma uno dei primi nomi che scrivevamo del viva era viva Stalin, ad avvenir baffone, diceva. Si prova a cambiare spazio? E così cambiamo location. Si è cambiato location. E ripartiamo da una data, il 30 aprile del 1944. È il giorno di calendario che viene prima del primo di maggio. Una data che doveva essere ricordata, e decisero di mettere al buio la città. Però il problema era: chi è che porta il tritolo, l'esplosivo? Non era facile. Il percorso era quello di passare il posto di blocco. E secondo voi a chi toccò? Io portavo ancora i pantaloncini corti e mi dissero: Giordanino, c'è da portare questa borsa. E io di mio ci aggiunsi la creatività del pallone. Avvicinandomi al posto di blocco mi sono messo a giocare a pallone. I tedeschi, palla mia, palla mia, mi rubarono la palla perché volevano giocarci loro, e così io tranquillamente portai l'esplosivo dove c'erano i grandi, c'erano i gappisti. E qui avvenne un episodio che è fondamentale nella mia vita. Questo compagno che aveva preparato la bomba dice: vedi, noi dobbiamo farci sentire. Però la cosa fondamentale, quanti anni hai? 17 anni. Dice: guarda, quello che conta come arma nella vita non sono gli esplosivi, ora sono indispensabili, però quello che conta è ciò che si mette nel cervello. E mi regalò un libro. Che libro era? E il libro era La vita di Antonio Gramsci, scritta da Palmiro Togliatti. Tutta la notte mi lessi il libro, che poi è diventato il mio Vangelo. Gramsci è stato per me il maestro più importante di tutta la vita. Poi gli squilla il telefono. Pronto? E non sto facendo l'intervista, ma hai interrotto, ciao. Poi riprendiamo e mi racconta il trasferimento a Torino. Mi domando: ma come ti chiami? Giordano. No, devi dirmi il tuo nome di battaglia. Io non ce l'avevo. Eravamo nella zona della Fiat, dove le vie erano tutte vie di grandi pittori. Via Giotto. E questo compagno mi battezzò. Io sono stato battezzato dal nome di una strada. C'è una sorpresa. Questo compagno è diventato anche un grande regista, è Gillo Pontecorvo. Noi le riunioni nostre le facevamo con Gillo Pontecorvo, che remava sulle barche del Po, e noi eravamo i compagni seduti nelle barche, due uomini e due donne, e non c'era nulla di meglio lungo il Po fingere di essere fidanzati, e lui ci dava le indicazioni. La prima una domanda tecnica: c'hai sete? Vuoi bere un bicchiere d'acqua? Ma lui l'acqua non la vuole. Niente bicchiere d'acqua? Niente, no, ma... Poi s'arrabbia! Siamo appena al 45, oggi siamo al 2024, io ho ancora 80 anni da raccontare. Ma io mi voglio concentrare alla parte prima del 45. Ah. E allora un bicchiere d'aranciata lo prende. Ricominciamo! Il 21 dicembre del 43 organizzai il primo sciopero degli studenti antifascisti genovesi. Era una cosa rischiosissima. La fortuna mia è che non ero considerato. Ero un bambinetto, dice: ma cosa vuoi che faccia questo qui? E poi ho inventato la giornata delle scritte con i ragazzi di diverse scuole. Prendevamo il
gesso e riuscivamo a riempire i quartieri di scritte antifasciste. Vabbè, una volta mi hanno preso anche in giro. Accadde questo, di notte andò ad attaccare un volantino. L'avevo messa alla rovescia. Allora, i comunisti sempre alla rovescia. In realtà la sua era una premonizione di come sarebbe poi finito il Duce. Era questa la società che volevi? No, questa attuale no. Se andiamo alla città di liberi e uguali, tutto sommato qualche cosa abbiamo ottenuto. La libertà, la Costituzione, però sognavamo qualche cosa di più. Ed è qui che cita Petrarca. E da coloro che più non credono io vo gridando pace, pace, pace. E qui si commuove. Mi dicono, ma cosa vuoi fare? A 98 anni non ti contenti di quello che hai fatto, no? È troppo poco. Finisce l'aranciata, lo richiamano? Domani mattina, sì. Chi era? Domani mattina ho un incontro con tre classi del principale liceo di Genova, liceo Doria. A parlare contro i padroni. Per forza. È la prima volta che sentono un discorso di classi. Si va fuori. Che cos'è che non ho chiesto e che secondo te Giordano invece va raccontato? Vorrei essere a Firenze, nella tua città, perché è il giorno del calendario che è dedicato a un grande personaggio fiorentino, Piero Calamandrei, camerata Kesselring. Termina così Calamandrei: se vorrai tornare sulle nostre strade, ai nostri posti, ci ritroverai, vivi e morti con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Grazie Giordano Giotto. Grazie davvero. Attenzione, eh?